Allora, per adesso è un puro esperimento, poi dopo vedremo il procedimento e tutto quanto. Sto facendo dei fogli cerei senza celletto, ovviamente, se no quella è la parte negativa. La parte positiva è che magari aiutiamo le api con la loro stessa cera. Poi se funziona, dopo verifica, vedremo tutto il procedimento. Dopo aver fatto un po' di pratica, questo è il risultato. Ecco, la fase di sperimentazione continua. Questo è il primo che ho fatto. Liscio. Ripeto, questa è una prova solo per vedere se è fattibile. Se stimola le api a costruire un po' di più in maniera naturale. Quelle magari un po' più pigre. Ho creato questa guida e con il pantografo sto facendo questo canale e poi ci incollo dentro il foglio cerio. Adesso nella stessa guida che ho creato per fare il canale ci metto la barretta messa in diagonale così, con uno spessore qui che ve lo trovate a misura, in maniera tale da mettere più o meno a 90 gradi il foglio cereo rispetto alla barretta, e poi potete colare la cera qui. Questo è un pezzo di cera che ho creato a stecca lunga per non, proprio per comodità, col cannello. Questo è il metodo più veloce e più comodo per fissare i fogli cerei in questa maniera. E vi assicuro che si fissa in maniera fortissima. Poi quando la cera comincia a colare velocemente, fate più veloce e sviluppate una certa manualità. Io adesso con il telefono davanti sono più scomodo. Già si tiene. Eccolo qua. Poi lo facciamo anche da quest'altro lato, giusto per rafforzare. Ecco fatto, bello stabile e incollato. Guardate qui come cola anche nella parte esterna. Perfetto. Finito. Adesso il modulo è pronto per l'esperimento. Devo dire che c'è un profumo fantastico. Ovviamente la cera è quella loro naturalissima. Sono passati 30 giorni da quando ho messo i fogli cerei. I fogli cerei poi vi ricordo quelli fatti senza cellette. Vedete, c'è ancora l'ultimo favo, lo stanno costruendo, però devo dire che hanno costruito tutto. Hanno cominciato a costruire da sotto e poi hanno coperto tutta la parte quella liscia. Quindi l'esperimento ha funzionato per due motivi. Il primo è questo, perché è stata totalmente costruita e quindi ha costruito tutte e 8 le barre, ecco, stavo ultimando l'ultima. E il secondo motivo è perché questa arnia qui, la seconda in cui ho fatto l'esperimento, che ha già costruito due moduli, pieno questo e pieno questo, l'ho messa al terzo modulo, i fogli cerei, e come vedete non hanno costruito, stanno un po' cannibalizzando la cera. Quindi questo, tra virgolette, insuccesso mi fa stare tranquillo che non è una forzatura, nel senso, se la famiglia decide di espandersi, sfrutta i fogli, altrimenti no. Quindi questo mi dà tranquillità che non è una forzatura e non va a condizionare la grandezza della famiglia più di tanto, ma l'aiuta soltanto. Detto questo, è tutto. Vi saluto. Ciao da Leonardo Top Bar. Iscrivetevi e mettete mi piace.